Buona prima ragazzi, qui è già Ciso e siamo tornati in questo nuovissimo video. Ragazzi, oggi è un video veramente speciale perché, come avrete visto, andremo a fare un wager match contro Dr. Whites. Il suo canale è in descrizione. Per fare questo wager match, innanzitutto lasciate un bel mi piace se vi può piacere questa idea e se volete che ne faccia altri magari per i prossimi TOTS. Ci andremo ad appoggiare sul sito Wager Battles, che è anche quello in descrizione. È un sito che vi permette di fare wager match sia su FIFA sia su Fortnite, l'hanno messi da poco. Praticamente come funziona? Funziona con questi points. Ci sono questi points che voi potete aggiungere al vostro account tramite o pagandoli, quindi con cash deposit, oppure vedendo e scaricando dei giochi o delle pubblicità e guadagnare crediti gratis. Come funziona poi? Andate su Play, avete Fortnite 1v1, il che vuol dire che dovete fare un duo con un'altra persona che accetterà il wager, e chi dei due farà più kill vincerà il wager e vincerà la posta che avete messo in palio. 2v2 è la stessa cosa, dovete fare la squad contro altre due persone che avranno accettato il wager match. Chi dei due duo che giocano nella stessa squadra, scusate il gioco di parole, fa più kill vince. Per quanto riguarda FIFA lo saprete sicuramente anche meglio di me, dato che già ci ho fatto un video. Praticamente entrate qui in lobby, create un wager match, fate la partita, poi mandate la foto del risultato e via. Se la foto corrisponde effettivamente al risultato reale, guadagnate un Honesty Points. Gli Honesty Points sono i punti onestà. Più ne avete e più venite matchati con giocatori che hanno altrettanti Honesty Points. Quindi è una cosa giusto per evitare imbrogli o cose del genere. Vi ripeto, oggi io andrò a sfidare Dr. Whites, ci giocheremo 100.000 punti su questo sito, e in più se io dovrò perdere, se io perdessi, nel caso io perdessi, andrò a scartare un Team of the Season a caso dal mercato. Quindi cerco sul mercato, il primo che mi esce lo scarto, se mi dice bene mi esce uno scandalo, se mi dice male mi esce Chiellini, per dire. Quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo subito con la partita, dita incrociate, non voglio scartare nessuno. Per non rischiare nulla, per non lasciare nulla al caso, userò la mia squadra titolare. È un po' da infami, però userò la mia squadra titolare e speriamo bene. Ok, no, dai. Io adesso gioco 5-4-1, tu non lo sai. Ero tentato di portarmi le icone in prestito, ma non lo farò. Attenzione alle stelle, che poi io in realtà andrò a cercare sul mercato. Il primo TOTS che mi esce lo scarto, quindi se mi dice bene mi esce uno scandalo della Serie B inglese, se mi dice male mi esce Chiellini. Vediamo la squadra di Dr. Whites. È una bella squadra. È una bella squadra. Dobbiamo avere. Anch'io ho comprato Versaico, perché Pereira mi fa cagare. Quindi vediamo questo Versaico. Bella squadra. Bella squadra. Donnarumma. 5-4-1. 5-4-1 difensivo. 5-4-1. Perderò tempo. Perderò tempo. Ma guarda che io ultimamente non mi sto trovando più col 4-2-3-1. Cioè devo sempre cambiare a mettere 4-4-2 alla fine, quindi ultra difensiva al primo minuto come quelli che becchi nel FUT Champions. Così ti abitui, vedi? Sei già abituato. Sì. Che tanto sai se perderò gli insulti che prenderò qua sotto? Te non hai idea se perderò questa squadra. Pelé. Milinkovic, grande. A livello di fisico, Pelé contro Milinkovic. No, brutto, vai, Momo. Brutto. Vai Momo. Col destro. Che gol di merda. Donnarumma, Gigio, ti tiro i dollari, ti tiro i dollari fake. Che gol di... Vabbè, però vedi se la col destro pure, che ce l'ha. Cioè, due stelle sono falsissime. Falsissime, due stelle dovrebbe essere senza piede praticamente. Dovrebbe essere Robben a due stelle, se avete davvero provato. Cioè, Robben è mezza stella a confronto. Va bene, crediamoci. È ancora lunghissimo. Io voglio troppo Milinkovic TOS. Quanto sarà forte? Ma mi sa che costerà un pochino. Vabbè, ma... No, Bale, perché sbagli ste uscite? Vai, Alexandro, migliore in campo. Digno! No, ma c'era un fallaccio su Sandro! Arbitro? Cosa aveva fatto? L'ha ucciso qualcuno in aria. Dai, il karma non ha segnato, dai, per il karma. Palla, che sala che corre. Corre e basta, sarà. Sala numeri. Crossa col destro. No. Bravo Pelé. Gigio. Chiunque, bravo. Ma non Pelelli, ti prego. Chiunque. Il primo tempo, dai. Primo dai. Tempo abbastanza teso. In realtà dobbiamo prendere un altro gol di vantaggio, assolutamente. Assolutamente. Tanto c'è anche dei cambi in serbo nel caso la situazione si metta male, quindi... C'è lo spauracchio messicano da far entrare. Sarà la mia arma segreta per gli ultimi 20 minuti. No. È già perso. No. No. Meno male che ho sbagliato.
Meno male che non hai tirato, perché... questo è gol, mancato gol subito. Con Momo. Momo. Ha rischiato il rigore tantissimo, Manolas. Bravo, Manolas, ti voglio bene. Non ci credo. Quasi andava giù, mi sa che lo dava, eh. Poi avevo dato già il comando del tiro e me l'ha lasciato per R9, fuck. Bravo, Milinkovic. Milinkovic dà una quantità incredibile in mezzo al campo, assurdo. È il momento, allora aspetta, faccio anch'io qualche cambio, Entra lui. Diamo un po' di fisicità là che Milinkovic mi sta arando. Tu hai messo Lozano? Ovvio. Rip, raga. Anche rip. Kane, ho messo anche Harry Kane. Bravo. Guardalo Lozano, subito. Già infonde autismo ai miei giocatori. Cioè, li fa diventare dei ritardati. Buttate sto pallone. Mamma mia. Non ci credo, Milinkovic. Via. Fuori gioco. No. Ha controllato malissimo, però. Mia. Vai, Lozano. Palla per Kane. No, gol. Non ci credo. Oddio, che culo. Aspetta. Calma. È sangue freddo. Che qua. Okay, è giunto il momento. Tutto per tutto. Che hai messo diviso a tre. Tutto per tutto. È entrato Lozano. I miei giocatori sono diventati dei ritardati. Via Neymar dentro. Bailey. Ma aumentiamo il tasso di velocità della squadra. Bailey, forse non dico che è peggio di Lozano, ma siamo lì. E tra l'altro potrebbe essere team of the season, attenzione Lozano subito. Fallo, buono, arbitro, buono, giusto. Ma perché? Vabbè. Vacca. Arbitro! Non ho toccato niente. Non lo dà mai. Non tocchi niente, non lo dà mai. Vai Pelé. Bello sto passaggio, Non ci credo, arbitro. Manette, arbitro. Era rigore, però io non ho toccato niente. Quindi non è rigore su sto gioco. Grande gioco. Io non ho toccato niente, ha fatto tutto lui. Quindi non lo dà mai lì, Immeritato, forse sta più un pareggio, però... Ma niente, ci crediamo ancora, non è finita. Forse sì, ora. Arbitro! Non ho toccato niente. Questo è giusto. Cioè, adesso dai. Neanche giallo. Bravo, arbitro. Allora, la mia fama di pararigori è internazionale. Quindi, dimostriamola. No, lo facciamo tirare a Leo Bonucci, capitano. Vai, De Gea. De Gea di scatto se non pari sto rigore. Non ci credo. Io li tiro sempre dall'altro lato. Vai, no! De Gea. I rigori domani quotidiano. Hai visto? No. Fallo. Perché fischi il fallo? Cioè, questo giallo è Desai no? Arbitro, io mi farei due domande. Vabbè, ma sta in casa. Questo è il fattore stadio. La io voglio un Zizi come arbitraggio la prossima partita. Mi dispiace. Vabbè, è andata così. Ho rischiato. C'è stato un momento, una ventina di minuti in cui... Due occasioni con Harry Kane e Milinkovic, ci poteva stare il pareggio, però diciamo che l'arbitro, la mazzetta ha dato i suoi frutti. Harry Kane, cosa si è mangiato? Mamma mia, assurdo comunque. Dai, partita abbastanza equilibrata. Forse un pareggio sarebbe stato più giusto e poi andarla a giocare direttamente ai rigori, ma la mia fama di pari a rigori, come hai visto, non ha confine. Vabbè, dai, sono contento, la squadra sta crescendo, voglio dire questo, Tempo un altro paio di settimane e vedrete che va tutto a posto. Rivincita con la squadra upgradata, vediamo come va, dai. Regà, mi raccomando, il canale Dr. White è in descrizione. Io, mi credi, ti stanno lì buoni, dato che ho vinto, non devo scartare nessuno. Una volta finita la partita vi basterà andare sul sito, confermare i risultati. Una volta che entrambi avranno confermato il risultato, vi verranno aggiunti i punti al vostro balance del conto, ai vostri punti totali. Ragazzi, comunque, questo... spero vi sia piaciuto questo wager match. Quindi il sito è in descrizione, anche il canale di Dr. Wise ovviamente. Io vi ringrazio per aver visto il video. Sicuramente potremo fare qualcos'altro sempre per questi dots del genere, se vi piace l'idea. Ci vediamo alla prossima e niente, bella. Non so se vuoi salutare. No, tranquillo. No, non vuoi salutare? No, non voglio salutare, sono arrabbiato con i miei giocatori.